È tutto vero! È tutto vero! Eccomi qui di nuovo! Mi siete mancati! Popolo profumato! Popolo di YouTube! Non ho scuse. Non ho scuse. Questo è il primo video dopo un sacco di tempo di completo fermo. Non ci sono state più live. Non ci sono stati più video. Niente di niente. Soltanto shorts che sono ripubblicazioni di... Ah! Oh! Mi dispiace, mi dispiace. Cominciamo dalla prima novità. Vi va? La prima novità è la sigla. Voglio ringraziare quei ragazzotti che mi hanno aiutato a fare questa bellissima sigla. Ve li lascio linkati qui sotto. Fanno lavori di questo tipo, ma hanno anche un loro canale. Sono molto, molto bravi. Parlano di tecnologia, foto, insomma, roba figa. Ma a parte questo, popolo profumato, oggi voglio parlarvi di alcuni profumi che nell'ultimo periodo mi hanno stupito e sanciscono una direzione di profumi che ultimamente mi stanno piacendo tanto. Però prima di fare questo, io devo scusarmi. Forse saprete che sta per uscire una nuova fragranza Alex Plus. E che fragranza! Dio mio, ci siamo superati. Poi sto lavorando incessantemente anche alla collezione privata. E ci sarà una novità quest'anno anche nella collezione privata. Questo mi toglie chiaramente un sacco di energie. E poi, chi lo sa, un'altra novità è che divento papà. Non lo so se mi seguite su Instagram, lì chiaramente l'avreste potuto vedere, ma se non mi seguite su Instagram, e questo è il primo video che vedete dopo tanto tempo perché mi seguite soltanto su YouTube, Popolo Profumato, siamo tornati. Ero attivissimo su altri social, ma su YouTube sono stato veramente distante per un sacco di tempo. Siamo tornati. E sì, divento papà di Diana. Quindi, grazie, grazie mille, sono sicuro che sei felice per me. Avete presente i gatti quando in mezzo alla strada fanno così? Arrivano, guardano i due fari, boom! Li spiano in pieno perché praticamente... Spero di no. Però, perché loro rimangono così impietriti, non sanno cosa fare, se andare avanti, destra, sinistra, non sanno cosa fare. Ecco, io mi sono trovato in una situazione molto simile con YouTube. Fondamentalmente, mi sono ritrovato in una situazione in cui avevo tantissimi profumi continuamente che si aggiungevano e io non sapevo più da dove cominciare. Io ho cominciato questa mia divulgazione nel mondo delle fragranze da tutto quello che avevo. Quindi avevo una fragranza nuova, ne parlavo. Avevo due profumi nuovi, ne parlavo. E poi a un certo punto li mettevo insieme e facevo delle classifiche. A un certo punto questi profumi nel tempo, negli anni, sono diventati tanti. Tantissimi, ma proprio tantissimi. Io credo, poi se qualcuno mi vuole smentire lo faccia pure, ma io credo di essere la persona in Italia, che senza una profumeria, ovvio, che ha più profumi in assoluto in casa. E sono completamente sommerso dai profumi. Tant'è che ho creato una stanza dove ho messo quasi la totalità dei profumi e non c'entrano più. Questo significa che ho fatto delle selezioni stringenti. Ogni giorno arrivano dei campioncini, arrivano nuovi profumi e quant'altro, proposte di collaborazione, ma sono diventato talmente tanto esigente che praticamente non voglio parlare quasi più di nulla a meno che non sia davvero spettacolare. Quindi, per spezzare una lancia a mio favore, per farmi perdonare del fatto che sono stato lontano così tanto tempo, vi posso garantire che da oggi in poi solo ed esclusivamente il top del top farà parte delle mie classifiche, dei miei video in generale, perché mi sono stufato di circondarmi di profumi che magari non hanno alcun valore. D'accordo? Quindi selezione, selezione, selezione. Questa è la parola d'ordine del 2024 per Alex Parfum. E dopo tutto questo preambolo, cominciamo a parlare di profumi? Finalmente, dopo tanto? Dai!
Cominciamo da un profumo che non conosco ancora bene. L'ha indossato Silvia una volta perché gli piaceva tantissimo, tra l'altro piace un sacco anche a me, ma è di un brand che io non ho ben studiato. E quando mi sono arrivati i campioncini ho detto wow, questo è l'apoteosi della freschezza. Ed è questo. Horse Piste, spero si pronunci così, di Bastille. Allora, Bastille Paris è un eau de parfum ed è l'incarnazione moderna dei profumi freschi e aromatici. Mamma mia! Quando lo spruzzi nel naso, avete presente il mandarino, il clementino, proprio le clementine? Quando state sbucciando le clementine, ecco, quello, bam! È la prima cosa che vi arriva nel naso, quindi mandarino, puro, freschissimo, bellissimo, con un accordo che mi ricorda anche la mediterraneità. Quindi secondo me un mandarino mediterraneo un pochino metallico. È stupendo. Ah, senti qui che roba. Super naturale la sensazione che mi dà e quindi vi consiglio di andarlo a sentire. Veramente un bel profumo. Lo testerò. Il prossimo profumo di cui vi parlo è un profumo che lì per lì mi è piaciuto, ma che poi, appena l'ho risentito dopo a casa, perché io mi metto qui e snaso, no? Ho detto no! Avete presente quello che succede quando sentite un odore e bam, come un fulmine a ciel sereno praticamente vi ricorda qualcosa in maniera chiara e nitida? Ecco, è stata la stessa cosa per me e ve lo dico dopo che vi ho detto qual è il profumo. Heroin di Marvin. Questo è un brand poco conosciuto in realtà, perché è un brand che si trova a Milano, all'interno di un bellissimo hotel. Chi mi segue su Instagram comunque ha visto queste cose, ma se non mi seguite su Instagram, cercatelo. Si chiama Heroin 1980 e non è facile da trovare nelle profumerie. Però, quando l'ho sentito, ho fatto bam! Le feste di paese, quando vi avvicinate alle bancarelle che fanno praticamente le noccioline pralinate. Avete presente quelle noccioline, quel coso che gira, no? Caldo, invitante, quello zucchero caramellato che sentite, quella dolcezza nell'aria, no? È proprio caratteristico, non è nemmeno zucchero filato, è proprio le praline, ok? Pralina vera. È dolce, affascinante. Gnam, perché è molto gnam, e se vi piacciono questo tipo di fragranze, beh, dovete sentirlo assolutamente. Poi un'altra novità che mi è piaciuta particolarmente, perché sapete che io sono molto affezionato a Step Aboard, e questa che ho tra le mani è una delle tre fragranze lanciate quest'anno ispirate a Chicago e si chiama Silver Cloud. Eccola qui. Tra l'altro è cambiato anche un pochino il packaging, vedete? La linea Chicago è questo rosso amaranto, un po' particolare. Amaranto? Non lo so. Quello là. Ed è praticamente ispirato al fagiolone che si trova a Chicago. Mi sono andato a vedere un pochino questa scultura. Ed è fondamentalmente un bloccone, un fagiolone d'acciaio. Da cui le persone si specchiano e si rivedono un pochino, piccole. A me ricorda, diciamo, un pochino quella cosa lì dalla lavanda. La lavanda ha un che di fresco metallico, per l'appunto, con vetiver, incenso, un incenso crispy però. Non è un incenso cattedralesco, assolutamente. È fresco, è agrumato. E poi, di sottofondo, i legni ambrati, super moderni. Risulta essere un profumo, quindi, super indossabile, anche se ha dentro questo incenso un pochino misterioso. Bello, 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 mi è piaciuto, andatelo a sentire. Un altro profumo che mi è piaciuto, che solitamente non mi piace, questo genere, in un italiano un po' scorretto, ma lo sapete che io vado così, bam, sono uno spirito libero, non mi faccio fogli, non mi faccio gobbi, niente. Vado così, come viene. Nuovo brand, tutto blu. Non mi piacciono fondamentalmente le fragranze che sanno solo ed esclusivamente di sapone. Però dipende. Ci sono alcune fragranze che sanno di pulito, estremo pulito, che invece in qualche modo mi affascinano. E questa è una di quelle, perché è una fragranza estremamente pulita che mi affascina tantissimo. Ah.
perché non è solo pulita, c'è di più, c'è una nota di acqua pulita, non lo so, qualcosa che ricorda l'acqua del cocomero, l'estate, la piscina, non lo so, le bombe, quelle che si mettono dentro l'acqua che lasciano gli odori. Ecco, sto parlando di BB Radio Child. Questa fragranza che fondamentalmente è una... Oh, è una verdeggiante colonia fresca che sa di pulito, con delle performance strabilianti. Mi ha stupito un sacco e l'ho indossato e voglio continuare ad indossarlo perché mi piace. Se vi piacciono i profumi quindi freschi, puliti, particolari, per niente scontati, con ottime performance, andatelo a sentire. E per ultimo, ma non per importanza, un profumo per ultra ricchi, perché parliamo, sì, di un profumo che costa tantissimo, ma la nota del mango, così realistica, così tanto goduriosa, così tanto gnam, così tanto sexy, non l'ho sentita da nessun'altra parte, neppure in Cruz del Sur di Xerjoff, l'ho sentito così tanto sexy. Sto parlando di Mangonificent di Unique. Ragazzi. Mamma mia. Che poi non è un mango solo realistico, perché sì, c'è il mango realistico, quindi sa proprio tanto di mango. Però poi di sottofondo c'è qualcosa di croccante, di ispido, di acidulo, che lo rende un profumo non gourmand. Quindi non è che sa di ace, di succo, di... No, è ultra fruttato, ultra fresco e muschiato, con accordi particolarmente aciduli che lo rendono rinfrescante da morire, ma delle performance top. Quindi andatelo a sentire. Popolo profumato, io che cosa vi devo dire? Questo era il primo video del 2024, nonché uno dei primi video dopo tanto tempo. E ovviamente aspettate i prossimi, perché sì, siamo tornati 100%, ve lo prometto, sul mio onore profumato. Fatemi sapere se vi sono mancato, fatemi sapere se conoscete questi profumi e quali sono stati i vostri profumi preferiti nel 2023, perché poi magari ci facciamo un video. Ciao a tutti ragazzi e mettete like, mi raccomando.